Buongiorno a tutti. Come possiamo vedere dalla nostra prima slide, la giornata di oggi riguarderà il tema della certificazione della spesa. La certificazione della spesa è un processo attraverso il quale, seguendo diverse fasi, si giunge alla richiesta di rimborso da parte della Regione Abruzzo e delle amministrazioni centrali sulle spese sostenute dai beneficiari relative al programma. La certificazione, appunto, come abbiamo detto, è un processo, quindi si suddivide in diverse fasi. La prima fase riguarda appunto proprio il momento in cui il beneficiario finale inoltra al proprio responsabile, che può essere responsabile in linea o RUA, la domanda di rimborso sulle spese sostenute per la realizzazione dei progetti finanziati dal programma stesso. A questo punto il responsabile di linea o RUA riceve tutta questa documentazione a seguito appunto di un primo controllo di formale amministrazione. Inoltre, questa documentazione ai controllori di primo livello. Questi uffici appunto devono svolgere particolari controlli sulla documentazione ricevuta, e una volta effettuati questi controlli, inviano le risultanze al responsabile linea. Queste risultanze sono contenute all'interno di un documento che è denominato checklist del controllo di primo livello, nel quale appunto l'ultimo, diciamo, la parte finale è contenuto l'esito del controllo stesso, quindi la parte denominata verbale. Una volta che il responsabile di linea RUA ha ricevuto queste risultanze da parte degli uffici dei controlli di primo livello, può determinare, in base anche appunto a queste risultanze, i progetti che potranno essere inseriti all'interno dell'attestazione di spesa e quindi essere inviati l'organismo di certifica di programmazione per l'ulteriore step relativo appunto proprio al processo di certificazione della spesa. A sua volta, l'organismo di certificazione, una volta che ha ricevuto tutte queste richieste da parte dei responsabili di linea ORUA, le naturalmente fa una verifica, le verifiche di propria competenza, ed elabora a sua volta una dichiarazione di spesa, quindi un documento nel quale confluiscono tutte queste richieste inoltrate da parte dei responsabili. Una volta elaborata questa dichiarazione, a sua volta la invia per il passaggio successivo all'organismo di certificazione. L'organismo di certificazione, che diciamo che è il terminale di questo processo, poiché l'autorità di certificazione, terminate le proprie verifiche di competenza, inoltrerà alle amministrazioni centrali la richiesta, la domanda di pagamento, quindi la richiesta di rimborso delle spese sostenute. In questa nostra giornata focalizzeremo l'attenzione ad una fase ben precisa di questo processo, è la fase relativa all'attestazione di spesa, quindi il documento redatto dai responsabili di linea. Come possiamo vedere all'interno di questa slide, che riguarda l'indice della giornata, focalizzeremo la nostra attenzione prima sulle piste di controllo, una pista di controllo adeguata, e quindi vedremo che cos'è, come diciamo è strutturata, e poi faremo un caso pratico, vedremo una pista di controllo compilata in tutte le sue parti, come diciamo appunto proprio come guida per la compilazione. Successivamente ci occuperemo della vera e propria attestazione di spesa e quindi vedremo sempre a che cosa serve, le sue finalità e la sua struttura, quindi come è fatta. E poi avremo un caso pratico. In questo, siccome per quanto riguarda l'attestazione di spesa diciamo, vi sono leggere differenze tra la programmazione 2007-2013 e la 2014-2020, vi ho portato come esempio due esempi, quindi uno relativo ad una programmazione e uno relativo ad un'altra. Infine faremo anche un passaggio
per quanto riguarda la rilevanza di alcuni elementi importanti sul sistema di monitoraggio. E quindi andremo a vedere, naturalmente molto velocemente, perché poi molti di questi concetti verranno ripresi sicuramente dalle altre giornate di formazione, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio. Andremo a visionare alcune delle sezioni sulle quali appunto proprio si dovrà focalizzare la nostra attenzione, perché bisogna appunto guardare determinati dati che poi verranno riportati all'interno dell'attestazione stessa. Come abbiamo detto, partiamo dalla pista di controllo, poiché l'attestazione di spesa non è nient'altro che la risultante di attività che vengono svolte precedentemente, quindi all'interno dell'attestazione confluiscono i dati che provengono da altri documenti. Quindi uno di questi è la pista di controllo. La pista di controllo è uno strumento che documenta l'intero ciclo di vita del progetto, quindi le diverse fasi del progetto. La fase appunto proprio relativa alla programmazione, la fase relativa all'attuazione, relativa alle riprogrammazioni, alla rendicontazione e fino alla certificazione della spesa. All'interno della pista di controllo possiamo anche andare ad esaminare a livello micro le attività del singolo progetto, soprattutto per quanto riguarda la parte documentale e la parte relativa al circuito finanziario. Infatti, in essa è contenuto il tracciato dei pagamenti e delle loro regolarità, lo svolgimento delle verifiche, sono presenti le erogazioni fatte ai beneficiari finali, nonché tutti i riferimenti finanziari del progetto. La pista di controllo, oltre a descrivere appunto i processi, descrive anche i soggetti che sono coinvolti in questi processi. Quindi descrive che cosa fanno i beneficiari, gli organismi di programmazione RUAP, l'organismo di certificazione oppure l'RDL RUA. E quindi è molto importante la pista di controllo, quindi è una guida al progetto perché ci illustra in ogni momento che cosa si sta facendo e che cosa si dovrà fare e soprattutto ci illustra anche chi fa che cosa. La pista di controllo, diciamo che per quanto riguarda tutte queste attività, è abbastanza standardizzata per gruppi di operazioni. La parte che gruppi di operazioni. La cosa importante che dobbiamo ricordare della pista di controllo, come potete andare a visualizzare nella parte sottolineata, è relativa alla unicità della pista di controllo. Questa è una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, perché la pista di controllo deve essere unica, cioè deve essere redatta all'inizio della vita del progetto e deve essere costantemente implementata fino al termine della vita del progetto, altrimenti potranno essere, cioè, non tutti i dati relativi all'evoluzione potranno essere contenuti in essa ed è molto importante perché questo ci racconta come il progetto è nato, come è stato attuato e come è terminato. Come dicevo, le piste di controllo sono standardizzate per gruppi di operazioni. Diciamo, le parti che si differenziano poi a livello proprio di singola operazione sono quelle che riguardano, diciamo, la parte anagrafica e la parte finanziaria. Quindi i documenti che poi, le parti del documento che poi noi siamo abituati a compilare ogni qualvolta facciamo l'attestazione di spesa e quindi che dovremo continuare a compilare in questi casi. Allora, quindi abbiamo la scheda anagrafica e la scheda finanziaria. La scheda anagrafica contiene tutti i riferimenti, come il nome stesso dice, anagrafici del progetto, quindi si fa riferimento, come vi mostro nell'esempio successivo, tutti gli elementi, quindi si fa riferimento al codice dello strumento, poi si fa riferimento al codice dell'intervento. Ovviamente questi dati, come vi ripeterò anche successivamente, è sempre bene verificarli sul sistema di monitoraggio, poiché anche nella compilazione degli altri allegati è possibile che vengano commessi errori di digitazione oppure dei copia e incolla sbagliati. È possibile che il dato venga preso da altri documenti che risultano errati.
Quindi una verifica sul sistema di monitoraggio è sempre utile farla e resterà appunto proprio traccia di questa verifica, poiché nei successivi implementazioni della pista avremo sempre comunque il dato corretto, perché una volta che è stato inserito in maniera corretta resta tale. Altri dati riguardano ad esempio il titolo dell'intervento. Ovviamente in questi esempi che vi riporto, i dati sono dati inseriti, sono dati fittizi. Poi abbiamo inserito il macroprocesso, che in questo caso è a regia oppure può essere a titolarità. E poi abbiamo la parte relativa al finanziamento. Quindi abbiamo questo primo rigo che fa riferimento al finanziamento nel suo complesso, cioè complessivo, quindi comprensivo sia delle quote relative al programma, della programmazione, quindi 14-20 o 7-13. E poi sotto, infatti, troviamo il distinguo. Quindi si fa riferimento solo alla quota FSC, oppure si fa riferimento ad altre quote pubbliche, non so, partecipazione di comuni, oppure l'ultimo che fa riferimento a quote private, che possono essere, ad esempio, privati che stanno realizzando una determinata opera, che ricevono finanziamenti FSC e che inseriscono parte di quota per realizzarlo, poiché ad esempio il finanziamento non è sufficiente, per cercare di realizzarlo trovano dei contributi privati. Poi infine abbiamo i riferimenti anche ai responsabili del progetto, quindi al RUA o al responsabile di linea, e alla fine il riferimento al soggetto beneficiario. In basso poi trovate questa piccola dicitura: l'importo è stato aggiornato con il quadro economico approvato. Perché? Perché per quanto riguarda, il finanziamento complessivo, il finanziamento complessivo solitamente viene inserito all'interno di questa voce, viene riferito quello che è inserito, quello che è riportato all'interno dello strumento, quindi che può essere strumento di attuazione diretta o APQ. Però molte volte durante il ciclo di vita del progetto è possibile che questo finanziamento iniziale subisca delle modifiche che possono essere sia in aumento che in decremento. Supponiamo che un progetto che inizialmente abbia avuto un determinato importo, ma nel corso della sua realizzazione ha visto per svariati motivi aumentare i costi, e quindi a seguito di tutta la procedura ha ottenuto ulteriori finanziamenti. Ovviamente questo importo non sarà più quello, da SAD, ma sarà quello successivo, e quindi si dovrà inserire una dicitura nella quale si evidenzierà che l'importo non è più tale, ma è diminuito o aumentato per svariate motivazioni. Poi invece guardiamo la scheda finanziaria. La scheda finanziaria è il tracciato vero e proprio, che ci racconta appunto, ci illustra il circuito finanziario del progetto. Circuito finanziario del progetto. Che cosa è contenuto in esso? In esso è contenuto, innanzitutto, nella parte superiore troviamo sempre una piccola anagrafica, quindi nella quale si fa riferimento al progetto, quindi ci sono il codice del progetto, il titolo del progetto, quindi sempre una piccola descrizione anagrafica. Poi nella parte, centrale, che è il vero e proprio tracciato, troviamo tutta la documentazione relativa al progetto. Quindi troviamo i giustificativi di spesa, troviamo i pagamenti, i titoli di pagamento, troviamo la colonna relativa all'importo rendicontabile. L'importo rendicontabile è l'importo che il beneficiario chiede al rimborso. Naturalmente, quindi è quello che il beneficiario chiede, non quello che supera il controllo, perché poi infatti troveremo nelle colonne successive il controllo di primo livello. Qui viene riportato sia il riferimento al controllo, quindi sia il numero che la data, e questi sono facilmente rinvenibili anche sulle checkliste, e poi gli importi. Ovviamente è possibile, quanto vi dicevo prima, che quanto richiesto dal beneficiario, quindi inserito nella spesa rendicontabile, possa essere diverso dalla spesa ammissibile. Perché? Perché a seguito del controllo di primo livello per varie problematiche, per varie situazioni, alcune spese possano essere non riconosciute o riconosciute in parte. Quindi è possibile che
l'importo di questa colonna non sia coincidente con quello che con l'importo delle richieste da parte del beneficiario. Poi troviamo la colonna relativa a diciamo, le erogazioni fatte ai beneficiari finali e i riferimenti all'attestazione della spesa, nelle quali confluiscono le spese che hanno superato il controllo di primo livello. Come vi dicevo, questo esempio ci dà anche l'unicità, ci fa vedere anche l'unicità della pista di controllo. Infatti, in essa possiamo vedere che all'interno di questo tracciato abbiamo due attestazioni di spesa, la numero 1 e la numero 2, ovviamente diversi importi. Quindi questo ci dà l'idea anche dell'implementazione della pista di controllo, poiché la pista di controllo inizialmente, se ci fossimo fermati, diciamo, all'attestazione numero 1, avremmo avuto solamente la prima parte. Poi, ovviamente, a seguito di una seconda richiesta di avanzamento della spesa, quindi un secondo SAL per la richiesta di contributi da parte del beneficiario, seguito tutto l'iter, è stata inserita la seconda parte. Naturalmente, questa attività di implementazione andrà avanti in concomitanza con tutte le richieste di stato d'avanzamento fino alla richiesta finale, nel quale appunto avremo tutte le informazioni relative a la parte relativa al beneficiario, quindi a tutte le spese sostenute e quelle ammesse e quelle poi alla fine richieste a rimborso contenute nell'attestazione di spesa. Attestazione di spesa. L'attestazione di spesa è diciamo uno strumento con cui sia il responsabile di linea o l'RTL propongono all'organismo di programmazione ORUA le spese che si vorrebbero inserire nella certificazione di spesa per poi appunto richiedere successivamente il rimborso alle amministrazioni centrali. Quindi, come abbiamo già precedentemente detto, l'attestazione di spesa contiene tutte le spese tutte le richieste di rimborso provenienti dai beneficiari e che hanno superato i controlli di primo livello. Molto importante perché molto spesso è possibilissimo anche che una richiesta di contributo non riesca a superare un controllo di primo livello o non raggiunga le quote minimo richieste per il superamento del controllo. Una volta, diciamo, che l'organismo di responsabile linea o responsabile unico di attuazione raggiungono un certo numero di richieste di rimborso da parte dei beneficiari e contemporaneamente ricevono anche dai responsabili degli uffici di controllo di primo livello le verifiche effettuate su questi risultanze delle verifiche effettuate su queste richieste di contributo, possono elaborare l'attestazione di spesa. L'attestazione di spesa è formata da due parti. Una parte meramente dichiarativa, nella quale il responsabile, che può essere responsabile linea o responsabile unico dell'attuazione, indicano l'ammontare della spesa che propongono di inserire nella prossima certificazione. Qui vi riporto un esempio, sia un esempio per quanto riguarda la programmazione 2007-2013 e poi andremo a vedere anche un esempio dell'altra programmazione. E quindi e successivamente la seconda parte dell'attestazione riguarda una parte diciamo più analitica, cioè vi è una vera e propria tabella nella quale vengono riportati, come dicevamo, in maniera analitica tutti i progetti che il responsabile di linea intende inserire e quindi per i quali intende richiedere l'inserimento all'interno della certificazione. Per quanto riguarda, diciamo, questi allegati, abbiamo un distinguo sia per la programmazione 7.13 che per la 14.20. Diciamo che questi allegati si assomigliano, sono similari, però presentano alcune differenze. Innanzitutto presentano differenze per quanto riguarda la loro numerazione. Infatti, per la programmazione 7.13 l'allegato, diciamo, dichiarativo è l'allegato 1 e quello analitico è l'allegato bis. Invece, per quanto riguarda la programmazione 14-20,
l'allegato dichiarativo è il numero 12 e l'allegato, quello più analitico, è il 13. Adesso possiamo quindi andare a esaminare un caso pratico della 1420. Ovviamente, come potete vedere, e sicuramente già l'avrete visto, l'avrete anche sicuramente compilato, o sicuramente molti di voi, l'allegato 1 è una semplice dichiarazione redatta su un modulo Word, su un format Word, nel quale il responsabile dichiara una serie di elementi di propria responsabilità, di controlli fatti, eccetera, eccetera. Importante è innanzitutto guardare alcuni elementi. Il primo elemento fa riferimento appunto al numero dell'attestazione. Ovviamente l'attestazione deve essere successiva, quindi ovviamente bisogna tener conto sempre delle attestazioni che sono state fatte precedentemente. Molte volte ci si dimentica di aver fatto un'attestazione, oppure soprattutto quando poi vi è nei cambiamenti, nei momenti di transizione, eccetera, si può omettere un numero, eccetera. Ovviamente sono tutti piccoli errori facilmente rimediabili, però se si può evitare, ecco, di innescare tutto il percorso poi per la rettifica, è meglio, diciamo. Allora, poi un'altra cosa da guardare è riferimenti agli importi che vengono chiesti a rendicontazione. Ovviamente l'importo che viene inserito all'interno della parte dichiarativa deve corrispondere con quello che viene richiesto all'interno dell'allegato 1 bis, che è qui dietro. Quindi in questo caso richiederemo al rimborso circa 1,6 milioni, e stesso importo dovrà corrispondere anche nei due allegati. In questo caso poi vediamo che successivamente viene fatto il distinguo per quanto riguarda la parte FSC e la parte di cofinanziamento. Per questo esempio, diciamo che è molto semplice, perché la richiesta di risarcimento, e quindi l'importo da inserire nella attestazione di spesa, coincide perfettamente con l'importo della quota FSC, quindi non esistono cofinanziamenti. Naturalmente, questi allegati, ovviamente l'allegato dell'attestazione, naturalmente sia l'allegato 1, l'allegato 1 bis, ma anche precedentemente per la pista, eccetera, sono tutti documenti che devono essere sottoscritti da responsabili di linea, ovviamente sottoscritti preferibilmente digitalmente o in maniera olografa, come poi viene utilizzato dal responsabile, e trasmessi attraverso la modalità di trasmissione utilizzata dalla Regione Abruzzo, cioè tramite il documentale. Passiamo adesso all'allegato 1 bis, che è la parte, diciamo, del tracciato, la parte più analitica. In questo caso troviamo un unico progetto, ne ho messo uno solo per evitare sovraffollamento, nel quale andiamo a verificare alcuni elementi. Allora, come abbiamo detto precedentemente, anche qui ritroviamo i dati che erano presenti sulla pista di controllo, quindi ritroveremo nuovamente il codice del progetto. Poi troviamo il CUP. Anche in questo caso è molto importante verificare i dati sempre sul sistema di monitoraggio, per evitare appunto che vi sia un disallineamento, quindi incorrere in errori dovuti alla digitazione, oppure a un copia e incolla, a distrazione, eccetera. Quindi vedere la corrispondenza dei dati che voi andate a inserire nell'attestazione di spesa con quelli presenti sul sistema di monitoraggio, quindi verificare il CUP, verificare il codice del progetto, eventualmente anche il beneficiario. Poi all'interno diciamo, dell'allegato 1 bis, passiamo, dopo questa piccola parte anagrafica relativa al progetto, c'è la parte relativa la parte finanziaria. Quindi vi è la prima parte relativa al totale del costo, e qui, come avevo detto precedentemente, il totale del costo del finanziamento possiamo andarlo a ritrovare all'interno della pista di controllo, nella slide successiva. Come possiamo notare, vi è corrispondenza tra il valore inserito nella pista e il valore, scusate, il valore inserito
il valore inserito nella attestazione. Il valore anche riportato all'interno della checklist del controllo di primo livello nella parte relativa all'ammontare del finanziamento. Ovviamente in questo caso è tutto molto più semplice perché l'unico finanziamento è solamente dato da una parte di FSC. Poi nella parte relativa ai pagamenti abbiamo l'importo che andremo ad inserire in attestazione di spesa. Qui dovete fare molta attenzione perché l'importo che va inserito in questa casella, quindi nel totale, fa riferimento alla spesa ritenuta ammissibile. Questo valore lo andiamo a trovare all'interno della checklist del controllo di primo livello. Io li ho evidenziati ovviamente per cercare di rendere ancora più visibile la circolarità delle informazioni, poiché queste informazioni vanno a confluire tutte nell'allegato o in questi allegati dell'attestazione, ma sono informazioni che devono essere circolari, quindi devono essere sempre corrispondenti tra i vari allegati. E quindi l'abbiamo inserito. Già come precedentemente vi ho detto, è molto importante prestare attenzione a non confondere la spesa ammissibile con la spesa presentata a rendicontazione da parte del beneficiario, perché quella sottoposta a verifica, infatti, è quella che il beneficiario vorrebbe che gli venisse rimborsata, invece quella ammissibile è quella che effettivamente poi verrà rimborsata. Poi abbiamo sempre comunque massima attenzione per quanto riguarda l'inserimento dei riferimenti alla checklist del controllo di primo livello, che possiamo trovare in ogni parte della checklist vi è riferimento sia al numero, poi la numerazione ovviamente dipende dalla tipologia di numerazione che utilizza il controllore, sia il riferimento alla data del giorno in cui è stato svolto il controllo. Poi abbiamo il riferimento all'importo che è stato finora erogato da parte al beneficiario o dalla regione. Questo importo ancora possiamo sempre vedere, desumerlo, sempre all'interno del verbale, quindi dell'esito del controllo di primo livello. Anche in questo caso verrà riportato dal controllore quanto erogato fino a quel momento al beneficiario. E infine vi è la data di riferimento di scadenza del progetto e ovviamente in questo caso farà fede ciò che è riportato sugli atti di concessione e di convenzione. Come abbiamo già detto, questa è l'ultima parte della checklist del controllo di primo livello, io non ho riportato semplicemente l'esito di un verbale sempre fittizio, ovviamente approfondirete nelle prossime lezioni relative ai controlli, l'attività appunto proprio di controllo e anche come si giunge all'esito, quindi a questo verbale e agli elementi che lo compongono. Io l'ho utilizzato semplicemente per farvi vedere che queste risultanze andranno poi a confluire all'interno del controllo di primo livello e quindi poi saranno utilizzate anche dai responsabili in linea. Questa è la pista di controllo di cui abbiamo parlato e anche qui all'interno della pista ritroviamo gli stessi valori che abbiamo trovato all'interno dell'allegato 1 bis e anche all'interno del verbale controllo di livello. Quindi ritroveremo nuovamente l'importo erogato, ritroveremo ancora l'importo ammesso. Ovviamente in questo caso nella pista di controllo abbiamo due righe perché nella prima riga si fa riferimento a ciò che diciamo è stato certificato precedentemente e nella riga in basso a quello che stiamo attestando in questo momento. Come possiamo vedere, nell'allegato 1 bis viene riportato quello che è stato erogato finora, quindi il dato relativo alla precedente attestazione. Questo perché
Perché molte volte si può verificare un disallineamento tra il momento in cui viene redatto un'attestazione di spesa e il momento in cui poi effettivamente viene erogato il contributo al beneficiario. Quindi è possibilissimo che il momento in cui attestiamo questo non sia stato ancora erogato al beneficiario tale importo e quindi non possiamo, ecco, inserire tale importo, poiché naturalmente non è stato ancora erogato. Ovviamente, se in quel momento in cui è elaborata l'attestazione di spesa, tale importo è già stato erogato al beneficiario, potete anche inserire nell'allegato 1 bis, nella sezione relativa all'ammontare erogato al contributo, la somma derivante da queste due righe. Allora, oltre a, come abbiamo detto, all'esempio che vi ho fatto sulla programmazione 713, per completezza vi illustro anche un breve esempio anche sulla programmazione 1420, semplicemente per mostrarvi che alla fine i documenti sono similari e che cambiano, come vedete, ecco, il riferimento all'allegato 12 e poi alcune piccole cambiamenti riferiti alla nuova programmazione. Ovviamente c'è sempre una prima parte riferita all'annotazione dell'attestazione, la parte anagrafica del progetto e poi ovviamente si fa sempre riferimento agli importi che dovranno essere inseriti in attestazione e per i quali si richiederà il rimborso. Ovviamente anche in questo caso il documento dovrà essere vidimato dal responsabile e inviato all'organismo di programmazione o RUA. Vediamo che anche in questo caso l'allegato relativo all'attestazione di spesa cambia numero. Per quanto riguarda la 713 era 1 bis, in questo caso è l'allegato 13, che a differenza del precedente è formato da tre sezioni, sezione A, sezione B e sezione C. La sezione A, come potete vedere, è molto simile all'allegato 1 bis, quindi alla sezione ordinaria dell'allegato 1 bis. E quindi diciamo che sostanzialmente non abbiamo molte problematiche alla compilazione. Anche qui, ovviamente, le stesse raccomandazioni che nel precedente. Quindi andare a verificare il codice di monitoraggio, il CUP, possiamo anche verificare il titolo dell'intervento e il beneficiario, perché ovviamente è possibilissimo che sul sistema di monitoraggio sia stato inserito in maniera diversa, quindi è sempre buona prassi andare a verificare l'allineamento di tutti i dati anche con il sistema di monitoraggio. Anche qui, come in precedente, nella precedente versione, troviamo la parte relativa al contributo concesso, quindi al finanziamento, e poi successivamente la parte relativa ai pagamenti sostenuti. Anche qui possiamo vedere che la parte di FSC la possiamo trovare naturalmente all'interno della pista di controllo, sempre nella pista di controllo della parte dell'ammontare del finanziamento, come abbiamo fatto precedentemente. Stessa cosa per quanto riguarda l'importo della quota FSC che verrà ammessa. Qui per completezza, al termine dell'allegato 13, vi ho inserito anche una checklist del controllo di primo livello relativo alla 1420, anche se comunque sia, per quanto riguarda l'esito del verbale, sono molto simili, ovviamente cambiano alcuni riferimenti, alcuni elementi, però diciamo per le voci necessarie alla compilazione dell'attestazione di spesa. Fanno riferimento sempre, diciamo, alle stesse elementi. E quindi anche in questo caso dobbiamo andare a prendere l'importo che viene inserito nella spesa ritenuta ammissibile. Ovviamente anche in questo caso andremo a verificare i riferimenti al verbale del controllo di primo livello e all'ammontare del finanziamento complessivo erogato al beneficiario, nonché alla data di termine del progetto. Ovviamente, anche in questo caso,
è possibilissimo che questa data possa variare tra i vari allegati. Naturalmente dovrà essere inserita sempre la data aggiornata, come dovrà sempre essere inserita all'interno dell'attestazione di spesa, sempre il contributo concesso aggiornato. È possibilissimo che tra le varie attestazioni di spesa questo importo cambi, come vi dicevo precedentemente. È possibile che durante proprio il ciclo di vita del progetto subisca queste risorse subiscano variazioni, quindi potremmo avere che varia anche all'interno delle diverse attestazioni fatte. Ovviamente di questa variazione ne terremo sempre traccia nella parte anagrafica della pista di controllo, poiché verrà inserito il nuovo contributo, ovviamente rimodulato, con la dicitura che riporti appunto proprio la causa di questa modifica. Andiamo ad analizzare adesso le altre due sezioni, che sono due sezioni nuove, possiamo definirle così, che nella precedente programmazione non erano presenti e fanno capo, diciamo, alla parte B, che è relativa alla tabella dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti. Allora, diciamo che questa tabella è una tabella che mutua un po' quello che è previsto anche sui fondi comunitari. Diciamo, questa deve essere compilata sempre da parte del responsabile di linea qualora si verificano delle situazioni in cui l'organismo di programmazione, in concerto con il responsabile di linea, a causa appunto proprio di problematiche successive all'attestazione di questa spesa, siano costretti a ritenere tale spesa non più ammissibile, cioè una spesa che è ritenuta ammissibile in un determinato momento storico a seguito di alcuni eventi, quindi richiesta rimborso alle amministrazioni centrali, potrebbe in un secondo momento storico non essere più ammissibile, non lo so, a causa di varie problematiche rilevate sia dall'organismo stesso che dagli altri organismi competenti. E in questo caso è necessario andare ad implementare questo allegato inserendo i recuperi pendenti, cioè quelli per i quali è stata appunto avviato la procedura di recupero, che però appunto dalle procedure ancora non è completamente conclusa, quelli relativi agli importi già recuperati e quelli agli importi ritirati. Per importi ritirati si intende quegli importi che sono stati precauzionalmente appunto proprio ritirati dal programma da parte dei responsabili a seguito di verificarsi di determinate condizioni. E poi vi è ovviamente questi allegati vanno sempre firmati. Naturalmente, nel caso in cui, sperando che non vi siano appunto proprio ritiri, recuperi, recuperi pendenti da porre in essere, tale allegato potrà essere tranquillamente lasciato a zero senza essere compilato, ovviamente firmato, perché quindi noi riusciremo tranquillamente a capire che se non vi è nulla significa che non vi è nessuna procedura in corso. E per stessa cosa per quanto riguarda l'allegato 13C, che deve essere compilato solamente nel caso in cui vi siano anticipi versati nel quadro degli aiuti di Stato. Anche in questo caso, ovviamente, va compilato solamente nello specifico, nella specificità, della tipologia del progetto, nel caso appunto in cui ricorrano le condizioni per la sua compilazione. Adesso facciamo un ultimo breve cenno alla rilevanza del monitoraggio ai fini della certificazione della spesa. Per quanto, come abbiamo detto, tutti i dati che vengono inseriti all'interno dell'attestazione di spesa, come spesso vi ho ripetuto, tali dati sono presenti anche sul sistema di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio è diciamo lo specchio dell'andamento del programma ed è anche l'interfaccia attraverso la quale le amministrazioni centrali possono verificare l'andamento del nostro programma. Quindi un corretto monitoraggio ci permette anche di verificare e determinare il corretto andamento del programma stesso e anche avere una visione realistica del programma stesso.
nonché la visione realistica dell'andamento e dell'attuazione dei singoli progetti. Per quanto riguarda l'attestazione della spesa, vi sono alcuni elementi da tenere in considerazione proprio a livello di monitoraggio, elementi che dovranno essere verificati da parte del responsabile di linea, poiché tali elementi vengono verificati anche a livelli superiori, quindi sia dall'organismo di programmazione ma anche dell'organismo di certificazione. Ovviamente approfondimenti sul monitoraggio poi verranno fatti nella sezione prestabilita, però posso anticipare che il responsabile in linea ai fini del monitoraggio ha una funzione ben precisa ed ha il compito di verificare che i beneficiari svolgano l'attività di monitoraggio e quindi allineino, facciano diciamo, un monitoraggio corretto e quindi devono verificare il corretto allineamento dei dati all'interno del sistema stesso. Tale allineamento è importante perché? Perché quando poi andiamo all'organismo di programmazione, ma non solo, anche il responsabile di linea andrà a compilare a elaborare l'attestazione di spesa, dovrà verificare che i dati inseriti nell'attestazione di spesa siano coincidenti o comunque allineati con quelli inseriti all'interno del sistema di monitoraggio. E nello specifico andiamo a vedere le sezioni di monitoraggio nelle quali poi si va a fare questa specifica verifica. La prima riguarda la sezione anagrafica dei progetti e nello specifico la tabella relativa ai dati generali. Qui, come vi ho detto, è la tabella nella quale potete andare a verificare i codici che vi dicevo precedentemente, sia il codice del progetto che il CUP, nonché anche il titolo del progetto stesso. Ed è qui che io vi consiglio di fare una verifica e di andare a prendere questi dati proprio per confutare quello che voi avete inserito sulla vostra attestazione. Un'altra parte di SGP importante che bisogna andare a verificare è la parte relativa al monitoraggio finanziario e quindi la sezione finanziaria. È importante perché in questa sezione vengono inseriti da parte dei beneficiari tutti i riferimenti alla parte, diciamo, al circuito finanziario. Quindi troveremo non solo il finanziamento con il piano costi e il quadro economico, ma anche gli impegni e i pagamenti sostenuti dai beneficiari stessi. E qui è importante perché è necessario andare a verificare che i pagamenti inseriti, quindi i singoli pagamenti che possiamo trovare nella tabellina qui sotto, siano gli stessi per i quali poi è stato chiesto il rimborso da parte del beneficiario. Quindi è importante andare a verificare appunto che i pagamenti inseriti nelle singole righe vadano a coincidere con quelli richiesti dal beneficiario. Ovviamente questi pagamenti poi col passare del tempo diventeranno sempre di più ed è importante andare a verificare che l'importo totale dei pagamenti sostenuti dal beneficiario in quel determinato momento storico coincidano con l'importo cumulativo richiesto al rimborso fino a quel momento. In questo caso, nel nostro progetto, se ricordate bene, la richiesta era di 1.643.000, eccetera. Per, diciamo, quella tranche, in questo caso troviamo un unico pagamento e quindi è molto semplice andare a verificare l'allineamento dei dati. Però è importante che sul sistema siano presenti non solo quello attuale, ma anche quelli precedenti. E questa è la parte relativa ai pagamenti. Un ulteriore elemento importante all'interno del sistema di monitoraggio riguardano gli indicatori. Anche gli indicatori sono molto importanti e qui troviamo la sezione degli indicatori, fisica indicatori. Perché? Perché gli indicatori ci fanno capire l'avanzamento, quindi l'attuazione del progetto. Infatti, gli indicatori ci dicono in maniera molto semplice a che punto del progetto siamo. Ad esempio,
quanto il progetto è stato realizzato e quindi bisognerà, ogni qualvolta viene fatto il monitoraggio o ogni qualvolta si avanza, con il progetto, quindi vengono chieste delle domande di rimborso, andare a implementare sia il valore attuale dei vari indicatori, quindi andare a inserire il punto, diciamo, in cui si è arrivati in quel momento. E infine un'ulteriore, l'ultima, diciamo, sezione di monitoraggio da andare a tenere in considerazione è anche l'iter procedurale. L'iter procedurale che si trova nella sezione procedurale, l'iter procedurale perché anche l'iter procedurale ci dice dal punto di vista procedurale, perché il monitoraggio ci fornisce tre tipologie di informazione. Ci dà un'informazione finanziaria, come abbiamo visto nella sezione pagamenti, ci dà un'indicazione fisica, quindi nella parte dell'iter della sezione indicatori fisici, ma anche una parte procedurale, cioè ci dice come sta. In che momento di procedura si trova il nostro progetto? E in questo caso, appunto, vanno compilate anche qui, man mano che andiamo avanti, tutte le varie sezioni. Ovviamente, questa parte relativa alla compilazione, al buon andamento dei dati all'interno del sistema verrà ripresa sicuramente nelle prossime lezioni, nei prossimi appuntamenti sul monitoraggio. Importante però è andare, come vi ripeto sempre, fare questo allineamento dei dati. Cioè, l'allineamento è fondamentale perché all'interno poi dell'attestazione di spesa dovranno coincidere quindi i dati sia della pista di controllo, sia i dati verbale del controllo di primo livello, nonché i dati presenti sul sistema di monitoraggio. Ed è importante anche che questi elementi colloquino tra di loro. Perché? Perché ovviamente poi ai livelli successivi, nel momento in cui l'organismo di programmazione, di certificazione andranno a svolgere le proprie verifiche, questa tipologia di verifica verrà fatta, quindi verrà verificato l'allineamento dei dati, sia la coincidenza dei dati tra i vari documenti, quindi sulla pista, sul verbale e sull'attestazione di spesa, nonché verrà anche verificato l'allineamento con i dati delle attestazioni precedenti, nonché alla fine verrà fatto anche la verifica dell'allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio. E la mancanza di questo allineamento può appunto proprio inficiare sul buon andamento della richiesta di contributo da parte dei responsabili, ma anche dei beneficiari, perché molto spesso i beneficiari non adempiono a questi loro obblighi, perché poi è il beneficiario finale che implementa questi dati all'interno del sistema, perché il beneficiario finale è colui appunto che, proprio essendo beneficiario, conosce benissimo l'avanzamento, sostiene le spese e quindi è l'unico, diciamo, che può implementare il sistema stesso. Ovviamente il responsabile di linea RUA ha il compito di verificare che tale attività venga svolta in maniera corretta e quindi dovrà verificare ad ogni scadenza che tale attività avvenga correttamente fatta e soprattutto dovrà farlo nel momento in cui verrà redatta l'attestazione di spesa, perché questi dati sono dati importanti. Sono dati importanti. Io ho concluso. Naturalmente vi lascio al termine di queste slide alcuni acronimi. Naturalmente voi sicuramente li conoscerete già tutti, però lascio una slide con alcuni acronimi per chi potrebbe essere neofita e ancora non ha massima dimestichezza sugli acronimi del programma. E infine, l'ultima slide, vi lascio dei link sulla documentazione di riferimento. Su questi link potete trovare sia per quanto riguarda la programmazione 7.13 che per quanto riguarda la programmazione 14.20, tutta la serie di documenti che possono supportare le attività,
tre attività, quindi troverete la manualistica, troverete tutti quanti i format, ecco, troverete anche i format che abbiamo appena visualizzato, quindi sia quelli relativi alla pista di controllo che relativi alla checklist, manuale sull'ammissibilità di spesa, tutta la manualistica e anche la manualistica relativa al sistema dei monitoraggi, quindi all'implementazione dello stesso. Vi ringrazio molto per l'attenzione e arrivederci alla prossima appuntamento.